Eccoci insieme, buona giornata cari telespettatori. Eh, siamo in diretta, lo ribadisco, quando veramente siamo in diretta perché abbiamo una volta alla settimana, eh, giovedì, che abbiamo le registrazioni, ma quest'oggi in modo particolare perché eh, sono importanti anche i vostri apporti, i vostri contributi, le vostre esperienze e potete quindi come sempre telefonare o mandare i vostri messaggi. L'argomento è eh, molto importante, diritto alla salute, ma quale? diritto alla salute. Siamo tutti consapevoli eh, di quali sono gli estremi, i limiti di questo diritto. E dall'altra parte, quali doveri in capo a chi gestisce la salute del cittadino nel modo più vicino possibile. I medici, i medici di famiglia che dovrebbero essere i, i conoscitori in assoluto di quella che è la vita della persona, nel senso fisico ma anche eh, psicologico. Ne parliamo con un nostro esperto, già lo conoscete, ma bentornato con noi, Giorgio Brogliati. Buongiorno. Che è eh, medico di famiglia in provincia di Padova, nella zona dell'Alta dell Padovana. Padovana, quindi dell'Uso. 15 per intenderci esatto. ed è vicepresidente regionale del Tribunale dei diritti del malato. E allora, con lei vediamo un po' di capire. I cittadini fino a dove possono spingere, possono spingersi e richiedere e fino a dove deve intervenire essere importante la presenza, e io dico sempre alla luce di questo nuovo sistema sociosanitario, del medico di base, del medico di famiglia, insomma. E quindi ci spieghi un attimo questo diritto alla salute che parte dalla Costituzione, che però eh, sembra essere ormai una garanzia a sui, generis. Eh, sui, generis, sui, generis. sui generis. Guardi, io parto da un'esperienza tragica dal quale poi inizio il discorso mio, è quella di Giuseppe Bulgarella. Giuseppe Bulgarella è un imprenditore di Trapani che si è suicidato recentemente, ma si è suicidato mettendo vicino al suo corpo la Costituzione italiana. E Questo per dare il senso di dire c'è una Costituzione che dovrebbe proteggere tutti i diritti, il diritto del lavoro, visto che l'articolo primo parla che la Repubblica è fondata sul lavoro. E, e, già, i, mi viene da ridere. e già mi viene da ridere. E i diritti poi eh, di altro genere, quali possono essere i diritti della, della salute? L'articolo 32 della Costituzione parla chiaro: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, interessa e garantisce cure gratuite agli indigenti. Questo avviene. No, questo non avviene perché Perché il dato della persona viene spostato sul dato dell'aspetto economico. E allora sul dato dell'aspetto economico cominciano tutta una serie di lavori che vengono fatti per fare in modo che il medico di famiglia, e non solo il medico di famiglia, si trovi come dire, a compenetrare tra il diritto alla salute fondamentale della Costituzione al diritto, se vogliamo. Da parte di alcuni di ridurre sempre di più le, la, il costo e di conseguenza la spesa verso questo assistito. Ho portato una eh, sentenza della Corte di Cassazione molto recente, dove afferma in particolare su questo aspetto tra il diritto alla salute e i costi: a nessuno è consentito anteporre la logica economica della logica della tutela della salute né diramare direttive che nel rispetto della prima pongono in secondo piano l'esigenza della malato. Prima di tutto i medici devono rispondere al loro codice deontologico in base al quale hanno il dovere di anteporre la, per la salute del malato a qualsiasi altra diversa esigenza. Allora e quindi, pe però ribadiamo la piano perché magari non tutti riescono a seguire questi passaggi. Quindi il medico eh, deve anteporre qualsiasi interesse personalistico, di orario, e di questo. Economico, di que economico, economico. eccetera, davanti al problema è di problema salute. Della salute. E quindi lui dice chiaramente è che e questa la della salute del malato e qualsiasi altra diverse esigenze pertanto non sono tenute a rispetto di quelle direttive laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura del paziente e non possono andare esenti da colpa ove se ne lasciano condizionare, rinunciando al proprio compito e degradando la propria professionalità e la propria missione a livello ragionieristico. Quindi il medico non deve essere un ragioniere. Quindi esula a questo punto da tutti quegli ambiti di eh, limitazione che normalmente vengono posti da un medico, quale può essere poi il medico di famiglia, che dovrebbe certo. essere vicinissimo al paziente, essere quello che veramente monitorizza la situazione e la tiene sotto controllo. Quindi si fa da segnalatore anche a certo. organi terzi di quel che avviene il paziente. Certo. No? E soprattutto quello che è importante è far sì che nella valutazione del paziente il medico impari alcune cose, cioè è chiaro che rispetto a una persona che può avere 90 anni, pur con rispetto dei suoi 90 anni, pensare di prescrivere una risonanza per un'artrosi o un ginocchio forse è qualcosa di inappropriato, perché ovviamente i mezzi sono limitati, quindi di conseguenza fare una risonanza che già ti dice. Per il concetto dell'età che ha, che avrà sicuramente una poliartrosi, è forse un atto inutile, mentre sicuramente può essere un atto utile per una persona giovane la quale ovviamente, visto che abbiamo in mente che lavori perché è un fattore di produzione che permetta poi anche di essere l'opportunità per pagare i costo del servizio sanitario, è importante allora differenziare questi aspetti, dire la persona giovane che ha la possibilità di essere con lei che lavora va aiutata anche in un percorso di celerità del servizio che permetta di ritornare al lavoro e quindi di conseguenza anche di produrre e di essere elemento non solo di spesa ma anche di possibile ricavo ecco, ma la prevenzione, perché poi molte persone. Adesso poi parlando di anziani, eh, ci sono i grandi anziani, cioè coloro che tranquillamente in scioltezza eh. arrivano a, a, a delle età rispettabilissime. Ne hai parlato del novantenne, ma abbiamo più di novantenni e sarà sempre più così. Però è importante che ci sia la, la prevenzione della persona. Come certo. può essere eh, quindi questa conciliata con le esigenze di budget, di ticket, di tutte queste situazioni? Si può fare, si può fare per esempio, le do altri due o tre dati per farli capire dove stiamo andando, eh, il vento è composto da circa 5 milioni di abitanti e circa il 9,5% superano i 65 anni, nel 2050 dal 9,5% andremo al 15%. Quindi, facciamo... quindi la percentuale di anziani è destinata a crescere. A proprio a crescere. Quindi adesso sono circa 500.000, prossimamente saranno 750.000. Ora, queste persone che sono persone fragili, che hanno una quantità di problematiche o poliproblematiche, quindi sono, devono essere trattate con una politerapia. Dobbiamo trovare il sistema che permetta di dargli tutta quell'assistenza possibile, ma nello stesso tempo a un livello di costo basso. Ora, per esempio, la Regione, con il nuovo Piano, eh, piano Generale, ha stabilito di ridurre i posti letti per acuti da 4,5 per 1.000 e 4 per 1.000, di cui lo 0,7 dedicato alla lungodigenza e riabilitazione. Allora, cosa si deve fare? Il medico di famiglia si prende carico del paziente fragile cerca di aiutarlo in una quantità di problematiche che ovviamente una volta non si curavano io mi ricordo che ho oltre 20 anni di esperienza che eh, un tempo per esempio il diabetico non veniva gestito dal medico di medicina generale perché ci dicevano dovete mandarlo presso il centro antidiabetico quindi diabetici noi non lo vedevamo poi sono accorti che è esplosa come malattia i centri antidiabetici non ce la facevano più a gestirli sono ritornati a capire che il medico in medicina generale poteva, ovviamente formato di nuovo su quelle tematiche, essere colui che dava le soluzioni. Sì. Nella nostra US, per esempio, praticamente i diabetici li gestiamo tutti noi, non c'è più che li mandiamo presso il centro antidiabetico. E il centro antidiabetico di viene utilizzato per cosa? Per i casi gravi, per il diabete gestazionale, per le situazioni di un diabete estremamente instabile, che occorre che ci sia lo specialista. Quindi lo specialista torna a fare veramente lo specialista e non il tutologo come che lo faceva per quanto riguarda la malattia diabetica. Quindi per dirle sul diabete, che è una malattia che esploderà, noi siamo già pronti a intervenire. Abbiamo tutta una serie di qui una serie di, inform di informazioni perché lui ce l'ha dato, attraverso la quale noi possiamo intervenire e già adesso lo facciamo. Quindi uh -huh. dobbiamo fare in modo di spostare una quantità di servizi dall'ospedale, che costa, perché un posto letto un giorno di ricovero costa 800-900 euro, al territorio, cercando di dare, si parla della medicina. Difensiva della no. medicina di iniziativa. Io parlo della medicina di informazione, di formazione e soprattutto di relazione, cioè di relazionarci col paziente attraverso le opportune metodiche. Con questo sistema noi riusciamo a dare quella quantità di informazioni che in questo momento mancano. In questo momento infatti. ci troviamo che noi stiamo lavorando e mancano una serie di informazioni che il cittadino dovrebbe avere. A volte io faccio dei incontri con la popolazione e le dico i diritti del cittadino, i doveri del medico, sono un'integrazione importante. Ecco, quali ma... sono le informazioni che di base le riscontra più di frequente sono assenti, vengono a mancare? Per esempio, esempio tipico, visita a domicilio. Visita a domicilio si devono effettuare e deve essere contattato il medico entro le ore 10 del mattino perché la visita per legge va fatta entro la giornata. Se tu quindi mi... vuol dire che se uno ha un problema, tipo riscontra di avere 40-41 di febbre, entro le 10 del mattino, del mattino deve, deve chiamare il proprio medico. Perché allora la visita viene fatta in giornata. Però se il medico non riceve quel giorno. Ma il medico è contattabile, quindi cosa vuol dire? Che dalle 8 alle 10 c'è nella segreteria, c'è il cellulare, c'è un'opportunità in cui ci deve essere. Eh? Questo guardi che non è perché uno, un medico è più buono, più bravo dell'altro. È un dato oggettivo dell'accordo nazionale. Quindi Deve alle 8, alle 10 va contattato attraverso la segreteria e in questo periodo viene detto, sono questo o questo problema. Di solito tutti i medici hanno ormai il cellulare, per cui è un dato oggettivo. Nella nostra US, poi pensi che abbiamo firmato un contratto che oltre a questo aspetto c'è la contattabilità telefonica in tutta la giornata. Cosa vuol dire questo? Che di fatto... Noi lavoriamo dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Quando lei mi ha chiamato l'altro giorno per informarmi, mi ha chiamato a certa ora, io ho risposto. Per cui ero fuori d'orario, ma ho risposto perché? Perché tutta in quella nostra zona viene garantito che dalle 8 di mattina alle 8 di sera c'è il medico che risponde. E in funzione della uh, richiesta il medico dice guarda è una cosa stupidata, è una cosa importante, vengo subito, vengo tra un'ora. Vengo in trasmissione. Oppure vengo. vengo in trasmissione ma in questo momento sì. c'è un mio collega che mi sta sostituendo. Assolutamente. No, no, continuiamo su questo discorso, un attimo solo, c'è una telefonata. Eh, sì, c'è una telefonata. Pronto? che non sia caduta. Mi sa che caduta. Sì, pronto, buongiorno, da dove buongiorno, chiama? Buongiorno, buongiorno Elena, sono bianco Daniele. Sì, prego, dica tutto. Allora ringrazio l'ospite del studio, vedo il titolo Diritto alla Salute, domani mattina se parte. Allora la mamma ritorna a operarsi di nuovo, eh, qualcuno ha sbagliato operazione, non importa, si rifà, la salute è importante, facciamo tutto con calma per la salute. La cosa più brutta è questa qua, quando si fa la salute. Una persona di 83 anni porterà la macchina. Non la porto certo io. Per quello che ho elencato, la trasmissione di TV7 che ritengo come una famiglia, della mattina, da Damiana e Emiliano, che mi hanno tolto la patente. Io so i motivi, stamattina ho affrontato una divisa e ne ho altre due, non mi importa. Per i valori della salute questo è altro. Domani mattina si parte, porto Ehi. la mamma e. Ma deve rioperare sua madre? Sì, e mi saluti anche vendemmiati, quello Va diciamo bene, Va grazie, bene, a grazie, voi, grazie a, a lei. Buona salute di cuore. Grazie, arrivederci. A lei E vabbè, gli errori eh, me, me in me ambito pò, sanitario. Perché non ho capito molto. No, c'è stato un errore in ambito sanitario, quindi una persona viene, la madre di 80 e viene nuovamente operata Ovviamente la medicina non è mica perfetta, non è mica che possiamo sempre dire eh, a domanda risposta e il 100% è successo, quindi di conseguenza eh, adesso non sappiamo il caso concreto, ma ovviamente possono esserci anche delle complicanze come che fanno parte del fatto è importante che. Importante la... che se ne accorgano e intervengano prontamente, questo fa parte del diritto alla salute. Torniamo su questi argomenti, andiamo in pubblicità a pochi secondi e poi eventualmente ci sono altre chiamate. Allora, diritto alla salute vuol dire eh, poter accedere naturalmente alle cure che sono necessarie per star bene, sia a livello di prevenzione, controlli che sono indispensabili, e importanti, ma anche a livello di cura. Parliamo dei ticket e della questione della spesa sanitaria che è emersa tra l'altro. Perché? Perché molti cittadini... Non si sottopongono più ai necessari accertamenti, alla diagnostica e così via perché effettivamente i ticket Costa. incidono, costano, costano in modo particolare nella regione Veneto che per carità ha adottato una politica di un certo tipo, virtuosa, eh, però siamo sempre soliti a pagare, questo alla fine va a pesare sulle nostre tasche e di conseguenza ci sono state meno entrate anche, c'è una spesa alta, ma meno entrate per forza, perché eh, si utilizza meno la sanità. Forse è un bene, perché eh, le persone si sono rese conto che non è così indispensabile, ma sembra non esserlo, non perché essere. poi ci troveremo nella fase acuzie, della malattia grave, no. del, del caso, come dice lei, conclamato, dove allora si costerà molto, molto di più. Le voglio fare due o tre esempi. Allora, se la persona è ipertesa, deve prendere quel determinato farmaco antipertensivo per almeno 10 anni per evitare quel rischio più grave che può essere l'ictus, l'infarto miocardico, eccetera, eccetera. Quindi un ictus, una persona che eh, subisce un ictus e che resta male paralizzata ha un costo per l'economia enorme. 10 anni di terapia farmacologica sicuramente hanno l'effetto di abbattere questa opportunità. Però il problema è che con questi ticket che vengono inseriti con queste difficoltà di accedere a certi servizi, succede che magari la persona, per vari motivi, decide anche di sospendere l'utilizzo di questi farmaci. Tanto sto bene, non mi capita sì. niente, mentre statisticamente, poi, verso il settimo, ottavo, decimo anno, un elemento importante gli può capitare un infarto, o un ictus, o un scompenso cardiaco. Allora, quello che è importante è dire a queste persone che se si inizia una terapia farmacologica, io per esempio, a 20 anni sono iperteso, per cui sono 35 anni che prendo una pastiglia per la pressione e devo prendere per il fatto che, se no, ho un rischio maggiore di avere un ictus. È un dato il fatto, come mi lavo al mattino i denti, certo. mi prendo questa pastiglia. Sul fatto della capacità di poter accedere ai farmaci. Bravissimo, ha fatto bene a dire. E la prendo da, nonostante possano avere un'età giovane tutta, la prende da tanto tempo da 35 anni. E la, quindi... non che appena sta meglio la sospende, perché questo è un altro è, è, problema. È un altro problema. Quindi, voglio dirvi, sì. cioè, io per primo sono la persona che ha, si è trovata in una condizione fisica particolare. Sull'esenzione, voglio dire alcune cose. È vero che abbiamo un'esenzione per malattia per la quale l'ipertensione viene contemplata, ma è anche vero che spesso vi sono delle esenzioni che riguardano il reddito e l'età. E io parlo del 7R2 in particolare, cioè sono quelli redditi che mi sono portato, che fanno riferimento a persone che si trovano sotto i 6 anni o sopra i 65 e che hanno un reddito del nucleo familiare complessivo che non supera i 36 mila euro. Mm. Ora se noi, eh, eh, cosiddetta sembra giusto, ma noi sappiamo benissimo che la nostra eh, nazione si trova in uno stato di grave evasione fiscale perché ogni anno le stime dicono che sono circa... E quindi questo potrebbe essere un elemento, no voglio tornare su questo argomento perché è importante, però c'è una telefonata che sta aspettando, quindi andiamo Prego. alla precedenza un attimo. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, da dove chiama? Eh, da Padova, proprio di Brent Abito. Sì, dica tutto. Eh, ho sentito quello che avete detto prima di andare in pubblicità e eh, ho telefonato ancora io da voi. Sì, dica. Eh, volevo dire, avete detto che le medicine per una che ha l'età, che non ha reddito alto, che va, sono tutte palle... Perché io ho 80 anni, quando viene il 7 di agosto, e Damiana lo sa, è anche cosa, sì. sono, mi hanno sbagliato a operare. Sono 9 sono anni e 5 mesi che soffro. Sono stata rioperata a Negrar, perché qui a Padova certi medici, protologi, non hanno voluto mettermi le mani, avevano detto che non ero da operare praticamente. Io sono piena di dolori. Sono stata operata dunque nel 2003. 2003 sì, all'11 novembre del prolasso del letto, a, a marzo del 2004 sono stata operata di un aneurisma. Che me lo sono trovato io, praticamente. Va bene, ma lei è seguita e, da un. dire e Mi hanno lasciato la pancia aperta, perciò ho anche detto celle, pensatevi, non sono più capace a fare niente e io vivo così, adesso per comprare tutte le medicine che mi serve e quei soldi dell'invalidità io li porto quasi tutti in farmacia. Allora ditemi una cosa, sono sola, sono vedova dal 90, cosa una deve fare? Mi volete dire? Certo. Eh. Sì, adesso sentiamo signora, ah, ah, ah. grazie allora sì. grazie molto di aver chiamato. E grazie chiedo scusa, ma quando sento certe cose, come quella volta quel medico che mi aveva aveva detto che quando uno è anziano prende i medicinali, non sanno che le fanno male, meno da una parte, ho detto mica prendiamo caramelle, io li butterei, butterei via tutti e non sono una malata di mente perché ho 80 anni. No, no, assolutamente soppertutto fuori che la testa assolutamente signora Ma la testa che non capisce niente quasi, forse soffrirei meno. Assolutamente. Guardi... Grazie signora, Scusa grazie molto. Adesso due. vediamo di risponderle. Grazie oh, ancora, signora. Grazie, finite. Grazie. Tanto signora, tutto il mio conforto, perché ovviamente si trova in una situazione difficile, per la quale, ovviamente, da come ho capito, gli interventi che le sono state fatti, ovviamente hanno avuto anche un collassamento dei, dei tegumenti dei, de, de, della parte del, del muscolare per cui quando lei parla che appunto ha una specie di ernia addominale questo vuol dire che insomma, ha avuto anche problemi collaterali importanti, quindi ha tutta la mia disponibilità e ovviamente se avrà piacere potrà chiamarmi per avere altre informazioni di carattere medico-legale se le riterrà questo. Lei ha ragione nel dire che spesso e volentieri c'è una forma subdola ma estremamente insidiosa di danno alle persone attraverso il fatto che alcuni farmaci vengono messi dalla parte della fascia A, quindi rimborsabile a carico del sistema sanitario, a farmaci in fascia C con la ricetta bianca. Quindi io immagino che lei, come molte persone della sua età, si trovi ad utilizzare farmaci che non sono mutuabili per i quali è costretta all'esborso diretto e immediato perché sono in fascia C eh, sappia che spesso e volentieri andando in fascia C praticamente non si riesce più tanto a controllare con precisione il costo di questi farmaci che possono essere molto modificabili e di conseguenza capisco il fatto che se lei ha una pensione immagino che è abbastanza minima si trova a pagare spese che non dovrebbe pagare. Quello che invece io sostengo è che spesso vi sono dei furbetti, i quali ovviamente sono degli evasori fiscali e queste persone utilizzano il 7R2, avendo un'età superiore ai 65 anni, per fare in modo di avere un reddito, dimostrare che hanno un reddito infimo, invece ce l'hanno e quindi sono quelli che vengono anche nel mio studio. Vogliono avere una quantità di esami, sopra esami perché si fanno controllare in qualunque momento perché sanno che tanto non pagano niente. Ecco Quindi questo. non pagano niente perché non hanno mai stati dei contribuenti onesti, continuano a non voler pagare niente attraverso i servizi gratuiti che ricevono. Certo, questo è gravissimo. Un'altra telefonata se non ero pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Da dove chiama? Chiamo da Crocetta del Montello. Sì, signora, dica pure. Chiamo tutto. Adriana. Senta, dare degli evasori fiscali a quelli che hanno il 7R2, o oh, il 7R3, per 7R4, mi sembra un po' esagerato perché anch'io ho il 7R2. Ma è stata la, la regione che me l'ha mandato a casa. Il 7R2, ci sarà un motivo? Io sono una persona malata di Parkinson, mi sembra preciso, impossibile che certe persone con diverse patologie non abbiano l'esenzione, poi fra l'altro il 7R dura un anno, non è che duri 10 anni sì. e per evasori, per evasori fiscali insomma ce ne vuole anche perché io faccio tutto quello che serve fare senza esagerare come facevo prima anche quando che pagavo. Poi fra l'altro non so, possono anche cambiare perché essendo che dura un anno e dopo devono rimandarmelo a casa il 7R2 eh, voglio dire non è che io lo, lo, lo gestisca io questo. Ma infatti... Grazie. Grazie, signora, adesso intervento. Ma Tutto infatti, arresto. signora, io non le ho, ho detto che i 7 r 2 sono tutte le persone che sono invalide, ehm, evasori fiscali. Dico solo che mettere insieme i 7 r 2 cioè l'età, con il reddito, a volte può essere nefasto. Perché, ripeto, partiamo a monte dal fatto di 130 miliardi di euro di evasione fiscale che le statistiche dicono che ci, eh, che ci sono. Allora io non sto dicendo che 7R2 sono tutti evasori, dico solamente che in questa situazione mette un elemento che è opaco perché c'è un'evasione, può essere utilizzato da qualche furbetto per continuare a fare il furbetto. Detto questo, non facciamo che tutti sono furbetti, dico che forse... Se lei ha una malattia, come che mi ha detto di avere il parkinsonismo, forse probabilmente utilizzando le esenzioni per malattia potrebbe avere lo stesso l'esenzione le senza utilizzare questo. Che tra l'altro lei dice una cosa giustissima perché queste esenzioni vanno rinnovate di anno in anno in funzione anche della verifica dei redditi dell'IRPEF. E di conseguenza lei prova a immaginare una persona come lei che ha una malattia cronica, deve sottostare a una continua serie di eh, burocrazia per avere quello che la malattia è, perché la malattia del Parkinson non è che si guarisce, si controlla, si cerca di dare dei farmaci che hanno, permettono di vivere meglio, ma sicuramente non è che ogni, un, dopo un anno una persona guarisce. Quindi a maggior ragione la burocrazia è sempre contro di lei. Ecco che nel mio concetto di Tribunale dei diritti del malato dico che nella Costituzione vi è anche il diritto alla resistenza verso una quantità di cose che non dovrebbero capitare. Eh, assolutamente, questo è importante. E a proposito, ritornando adesso, mi pare che non ci siano altre telefonate che do conferma dalla regia, e, ritornando sempre al discorso dei diritti delle persone, eh, come farli valere? Perché, ovviamente, molti si, si trovano in una posizione di debolezza davanti alla struttura sanitaria, davanti. Al medico, che magari non risponde in certi termini e c'è questo eccessivo ricorso, poi naturalmente al pronto soccorso ineluttabile o alla guardia medica, ma molti non sono a conoscenza di che cosa la guardia medica. Allora, io le parlo della mia zona, 17.000 utenti. Eh, il paziente ha tre opportunità. In questo momento sono le ore 13 e 10 minuti: ha un problema, ha tre opportunità. Primo, Chiama il suo medico di famiglia che per il fatto che è contattabile dall'8 di mattino alle 8 di sera le dà una risposta. Seconda, scatta oh, la segreteria telefonica, c'è una segreteria telefonica, che non, quindi deve lasciare un messaggio in segreteria. Eh, però nel nostro caso c'è la contattabilità telefonica attraverso un cellulare. Quindi c'è un cellulare che risponde: se eh, non c'è un cellulare, nel, ca nel nostro caso c'è una, una segreteria che è un call center, per cui il call center mette in contatto questo paziente. Con un altro medico della nostra UTAP, il quale risponde e gli dà l'informazione. Se la persona, ovviamente, si trova in una situazione grave, questo eh, medico va subito a domicilio del paziente. Terza ipotesi: Subito va al domicilio, anche se, se è grave. Se, se la persona dice sto male, ho un dolore eh, retrosternale, sto per svenire, cosa facciamo? Però chiama magari il pronto soccorso. Ma ehm. certo, ma nel, nel mentre chiamiamo il 118, ma nel mentre il medico deve apprestarsi ad andare subito a questa persona, cioè... Le due cose non sono che si elidono 118 perché è chiaro che va chiamato per un'urgenza, ma nel sostengo il medico non deve dire, beh, ho chiamato il 118 adesso basta, io ho fatto il mio lavoro. No, deve essere là perché se poi arriva prima il 118 e può iniziare le manovre di rianimazione, deve fare questo. È un suo obbligo ed è anche un dovere dal punto di vista di un'organizzazione. Sì, eh, sì, Terza sì. ipotesi, presso la nostra UTAP c'è un medico. Nella sede dell'UTAP dalle 8 di mattina alle 8 di sera. Quindi se la signora non si trova nelle condizioni, in condizioni che può anche tra essere trasferita oppure trasferirsi, può andare presso l'ambulatorio dell'UTAP e lì c'è sempre un medico dalle 8 di mattina alle 8 di sera presente. Quindi adesso alle 13.10 c'è un medico lì presente e l'Utap si trova fisicamente a Carmignano di Brenta per c'è una sede, una sede di... fissa. Quindi ha tre opportunità. Non, non, da questo punto di. E la quarta opportunità è quella di andare in, in, in ospedale. però right. dico. Cioè, ci diamo... e la guardia medica invece che in alcune farmacie c'è scritto guardia medica allora la guardia medica funziona dalle 8 di sera alle 8 di mattina ah perfetto e Quindi, oppure nei giorni tipo la domenica oppure lavora nei giorni prefestivi per esempio il sabato dalle 8 alle 10 è in funzione il medico di famiglia nel caso nostro noi ci turneiamo come UTAP per cui nella sede UTAP ci sono due medici che fanno questo lavoro a turno dalle 10 del prefestivo del sabato parte la Guardia Medica ed è presente la Guardia Medica. Prefestivi si intende sabato o tutti i giorni prima di un festivo, anche il 15 di agosto che può essere di giovedì, quindi automaticamente il mercoledì diventa un prefestivo. Assolutamente. Allora, e, e quindi eh. la, la, la persona chiama la Guardia Medica, la Guardia Medica in funzione dei dati che lei ha a disposizione decide di uscire, di chiamare questa persona. Nel caso nostro di queste 17.000 persone, noi siamo tutti in rete con i nostri computer. La guardia medica chiamata per una persona che non conosce entra dentro, guarda Giorgio Brogliati e va nella scheda mia personale, Giorgio Brogliatti, il quale è allergico all'appendicillina allergico. A le, a le, a Perché questa. è tutto in rete. Perché è tutto in rete e quindi quella guardia medica che non, non ha mai visto il paziente sa tutto di lui perché è nella scheda tecnica io le chiedo, questo vale per l'USL di suo riferimento che nella fattispecie noi conosciamo perché l'USL 15 sappiamo che è organizzata anche benino e tutto ma vale anche per l'USL 17 anziché 16 ah. e, e 8 e così entro, via o no? entro il 31 dicembre 2013 tutti i medici che, che in questo momento sono il 50% che sono singoli dovranno aggregarsi, dovranno trovare forme e di e dovranno mettere in rete questi, questi e dati, e dovranno essere in rete questo è, è fondamentale però adesso ho detto che può darsi che non sia ancora così alcune situazioni eh, sono la macchina di Leopardo perché alcune situazioni sono, come la nostra è partita molto tempo fa per cui noi siamo già Avanti, al, quarto, sì. al quarto anno con questo tipo di servizio vi sono invece magari uh, situazioni nelle quali eh, il servizio non è ancora in, è in in itinere, però questo si deve divenire. E se noi creeremo questa rete di servizi attraverso le quali ognuno avrà una cartella clinica che permetterà al medico, che non ha mai visto, di sapere certo. se tu sei allergico o non sei allergico alla penicillina, non posso darti la penicillina. Io una volta quando facevo la guardia medica e che non conoscevo quella persona di fronte, avevo il terrore di dargli un antibiotico. Gli dicevo 20.000 volte, ma tu sei allergico a qualcosa? No, no, no. E poi magari veniva fuori che era veramente allergico. Tanto che per tutelarmi dal punto di vista medico e legale, nella ricetta davo l'antibiotico e scrivevo la signora dichiara di non essere allergica all'antibiotico. Certo, in modo tale che eh, dovevo in qualche modo... Avere invece una, la scheda sanitaria e quindi sapere esattamente tu cosa sei, che farmaci prendi, quali sei allergica, se hai fatto le, la vaccinazione per il teto o non l'hai fatta, se sei no, coperto no, o meno, è qualcosa di eccezionale. Ma questo, se posso dirle un'altra cosa, riguarda anche sul discorso della capacità di economicità dei certificati di malattia. Ne parliamo dopo, dopo la pubblicità tra poco. Allora, l'altro problema sono le prescrizioni perché adesso quando una persona va dal medico ha il terrore <ride> del ticket, il terrore del ticket nel senso delle prescrizioni, perché poi si trova facilmente centinaia di migliaia di euro di ticket. cioè, eh, ben sanno chi, chi ci segue e chi ha bisogno di questo aspetto. Com Ma può il medico aiutare, avere un po' di accortezza per evitare questo, che poi comporta da dall'altra parte una mancanza di interventi, insomma? Sì, sì. Eh, voglio dire dobbiamo anche avere il coraggio di dire che molti esami sono inutili cioè vi ci sono persone che per esempio eh, ti vengono a chiedere di de, de, de fare degli esami sangue a distanza di 5-6 mesi dall'ultimo controllo cioè eh io medico di famiglia che eh, cerca di avere uno stile di vita estremamente particolare attento eccetera eccetera io mi faccio gli esami ogni 5 anni quindi cioè eh, farsi gli esami ogni 3-4 mesi, verificare questo, eccetera, eccetera, secondo me è inutile, è costoso, non serve minimamente, se no magari c'è cioè, delle persone che dicono ma sono tre giorni che mi sono messo in dieta per fare gli esami. E magari gli esami sono giusti, però poi riprende e allora, dice: gli esami sono giusti, quindi ho l'alibi per continuare una vita di stile di vita alterato. Quello che dobbiamo fare in modo è dire primo uno stile di vita consono, quindi per esempio io ce l'ho con i fumatori. E quindi vorrei fare in modo che vi sono. Cioè, dobbiamo smetterla di fumare. Già abbiamo un'aria così inquinata, eh, abbiamo una quantità di polveri sottili così eh, presenti, abbiamo un PM2,5 che è quello che dà più danni, no? Io mi sono accorto di uno studio fatto 5-6 anni fa in cui c'era uno studio che diceva PM10, polmoni, asma, eccetera, eccetera, no? E eh, dicevano in questo studio fa aumentare le trombosi venose, uh -huh. no? A me, da un po' di tempo, capita sempre di più di vedere trombosi venose profonde, cioè trombosi agli arti inferiori e in ambienti in cui ovviamente il PM10 è in aumento. Allora, mi domando se sono mi io incidenza. che mi trovo a avere sempre casi nuovi di trombosi venoso o se vi è tutto un ambiente che sta influenzando così drasticamente la salute. Allora, più che fare esami di sangue a volte che sono inutili, andiamo a fare delle verifiche sui stili di vita. Cominciamo a dire abbiamo un'area che è inquinata, non è che possiamo non respirare più, poss però possiamo evitare di fumare e quindi per esempio smettere di fumare, fare in modo che il fumo sia una, una cosa. Da, da, da. Anche per, per questo, economico, facciamo il conto dei 2 euro perché eh, costa il farmaco e poi ci prendiamo i soldi per le Se Seconda cosa, dobbiamo cercare di fare in modo che per esempio attività agonistica, attività delle passeggiate. Io ho fatto uno studio sui centenari e i centenari avevano tre caratteristiche. Uno era un sistema genetico immunitario particolare molto forte. Due erano persone che a cent'anni erano magre, per cui il la persona obesa a cent'anni fa fatica a esserci. Terza cosa che ho notato intervistando i in questionari di questi centenari, mi dicevano che loro nella loro vita avevano camminato tanto. Allora tu devi capire che anche il camminare è sicuramente uno strumento terapeutico per evitare tanti problemi dal punto di vista poi della tua patologia. E quindi benissimo gli esami, benissimo tutto questo, ma poi il dovere del paziente e non solo i suoi diritti, ma il dovere del paziente è di avere elementi e, 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 e attesamenti consoni mi viene la persona che fuma continuamente e che fa le 3, le 5, le 7 bronchite all'anno. Gli dico, ma guarda che da me forse sono l'ultimo che deve venire, perché ti darò l'antibiotico, questo, quell'altro, eccetera, eccetera, ma se tu smettessi di fumare probabilmente avresti una vita migliore e non aggraveresti sul costo della sanità e probabilmente avresti anche una probabilità di vita maggiore rispetto a quella che probabilmente ti avrai nella tua vita quindi un po eh, bisogna cercare anche di darsi un'autoregolamentazione a questo punto eh, certo. per venire incontro? Diventa che l'esame che doveva essere un supporto per il medico per poter inquadrare una patologia diventa l'elemento fondamentale, ma non è vero, c'è tutta una clinica che noi abbiamo studiato in tutti questi anni che ci permette di riuscire a capire molte cose e soprattutto in questo momento avere un medico in famiglia eh, che esatto. utilizza la clinica, cioè i segni e i sintomi che tu mi stai comunicando e mira agli esami necessari e fondamentali e ti dà una graduazione, riesce sicuramente a darti un segnale del fatto che ti hai in mente, del fatto che fa veramente il medico e in secondo luogo fa in modo, tornando a prima, che i costi diminuiscono, rispetta il diritto alla salute e anzi fa in modo che si crea quel rapporto di empatia tra paziente e medico che fa parte della medicina di relazione. Perché è fondamentale la medicina di relazione, non que difensiva e non quella di iniziativa. Che sostanzialmente si concretizza in cosa? Perché la medicina è di relazione è... si concretizza nel fatto che, per esempio, nel caso mio, ma nel caso di altri eh, colleghi, la, la, la segretaria che acce, eh, beh, in cui eh, fa gli appuntamenti eh, ormai conosce le persone e quindi gradua. La visita, il tempo in funzione delle persone che chiedono e quindi vi può essere la visita che viene messa per 5 minuti e la visita che viene messa per un'ora, graduando per il fatto delle problematiche che può avere questa persona. Questa è la medicina di relazione, finalizzata a dar tempo alle situazioni particolari e complesse e a ridurre drasticamente... Ma cose... questo, implica, certo, però questo implica che un medico di, ba di famiglia sia aggiornato eh, e insomma abbia un certo tipo di, di partecipazione cioè invece molte volte eh, vivono sugli allori passati insomma. Scusi, ma noi da quando nel eh, no, eh, 2002... Abbiamo l'accreditamento tramite ICM, siamo obbligati a fare una quantità di corsi di aggiornamento per anno che corrispondono a 50 punti. 50 punti vuol dire grosso modo che un corso di aggiornamento di 8 ore sono circa 5 punti. Quindi lei faccia un po' i conto, 4. ogni anno noi dobbiamo avere 50 crediti minimo. Quindi vuol dire che dobbiamo essere accreditati e, e riaccreditati, perché ovviamente io che ho 55 anni non è che mi posso ricordare le cose che ho studiato. Assolutamente. Ah, devo, ma poi possiamo... ci sono le novità della medicina, come diceva sì, lei, ma degli poi aspetti così. psicologici. Poi, poi ovviamente utilizzando le nuove tecnologie, i computer eccetera eccetera, uno riesce anche a fare in modo che una determinata patologia riesca nel tempo a scriversi. Io per esempio ho nel mio computer tutte le modifiche che vi sono state delle patologie nel tempo per cui ho, credo, un computer che ha dentro un librone di una determinata malattia in cui ci aggiungevo man mano che ne avevo la conoscenza un qualcosa in più e che mi serve quando come a volte mi trovo in difficoltà a non ricordarmi una certa cosa, a poter intervenire subito. Assolutamente. Allora, parleremo ancora con lei, il tempo a nostra disposizione sì. è venuto meno, quindi avremo piacere ancora di averla ospite, speriamo appunto di poterla trovare disponibile, lavoro eh, naturalmente compatibilmente con gli impegni di lavoro. Ringraziamo i nostri telespettatori di averci seguito e noi come sempre ci ritroviamo domani. Grazie. Grazie a voi.